Vivo solo in casa, mi sono stati a tre componenti, sono la sola componente. E quindi è aumentata di parecchio? Certo. Quanto pagava prima e quanto? Una 70-80 euro in più. Cosa sta studiando, perché è qua? Perché io voglio sapere che differenza c'è in questa quota variabile, che io non ci capisco niente. Cioè la mia è in un modo, quella di mia figlia è in un altro, ma la signora diceva che dipende dal numero delle persone. Anche lei per la Tares? 70% in più, ma scherziamo. Dice per le persone, perché l'anno scorso non ce l'avevo le persone. Non è che è aumentato la famiglia, sempre uguale. Quindi quantitativamente? Da 66 a 317. Volevo chiedere chiarimenti sulla cifra, sui conteggi, per sapere bene in specifico quanto è ogni singola cosa. Non riesco a capire bene i conteggi. Allora voglio chiedere spiegazioni per quello. E comunque anche c'è stato un bel aumento. Di quanto, se posso chiedere? Sì, circa 250 euro in più dell'anno scorso. Sì, 250. I calcoli comunque le sembrano giusti sulla metratura, i componenti? Sì, appunto, quelle cose mi sembrano giuste. Però non riesco dal totale a capire le loro somme, voglio capire, per sapere ogni singolo quanto mi incide. Ha provato a telefonare oppure è arrivata direttamente? No, sono venuta qua direttamente pensando e sapendo che sicuramente, però sento le altre persone che qualcuna dice che sono sbagliato il numero dei componenti. Nel mio caso mi pare tutto giusto, questo aumento non ci voleva. Molti cittadini che lamentano conti sbagliati, come mai? Non dimentichiamo che sono algoritmi che sono arrivati anche dal Ministero delle Finanze e io ho notato, anche per esperienza dei bilanci comunali purtroppo, che il Ministero delle Finanze a volte fa degli errori in questi algoritmi strani che utilizza. Comunque gli uffici sono a disposizione per eventuali ricalcoli e correzioni. Gli uffici sono a piano terra del comune e l'ufficio tributi sono totalmente a disposizione per questi eventuali errori che possono essersi verificati essendo la prima volta che viene fatta questa tassa.